Allora, questa sera presentiamo il libro di Margherita Fasano, che ha fatto me, che è un testo decisamente originale. Lei è una giovane, a proposito di quello che dicevamo prima, dei nostri giorni, e io l'ho conosciuta da pochissimo, però presumo che tutti voi, che la conoscete da tanto, confermerete questa mia impressione, nel senso che è una ragazza piena di profondità d'animo, di sensibilità. È vero? Perfetto. E questa cosa si rispecchia anche nel suo libro, che è un libro anche di difficile composizione, perché la poesia non è mai facile metterla sulla carta, come alcuni possono pensare. E appunto è una raccolta di poesie che ha come tema centrale l'amore. Però è un amore visto in una maniera un po' particolare, perché è un amore non corrisposto, e l'altra cosa carina è che spesso l'autrice, la protagonista, si rivolge al lettore in prima persona, creando proprio come un regalo, un fil rouge. Intanto volevo sottolineare il fatto che l'unione col lettore è sicuramente il fondamento di tutta la mia scrittura, che spiega bene il giovane Werther nel suo Incipit, cioè Goethe appunto ha scritto il giovane Werther nel 1774, dove all'inizio dice proprio che il fine del libretto che scrive è recare conforto a un'anima affine. Chi vede forse può leggere proprio la citazione, che dice appunto: spero che tu possa attingere dal suo tormento e trovare in questo libretto un amico, se per sorte o per sfortuna non ne puoi avere di più prossimi. Quindi è sicuramente fondamentale l'unione con il lettore, anche perché per quanto riguarda la mia esperienza personale ho incontrato un importante conforto proprio in questi libri, a partire da Giovane Werther, quando descrive per esempio il fatto che è molto affezionato al frac azzurro che indossava il giorno che incontrò Lotte, la sua amata, ma anche passando alle affinità elettive, dove viene descritto diciamo l'inizio dell'innamoramento, dove si vedono quasi dei segnali divini. Volevo chiederti perché hai deciso di scrivere proprio le poesie come primo lavoro. Ecco, forse proprio perché la poesia aiuta a vedere meglio se stessi e il mondo che ci circonda, quindi ci aiuta forse anche a vivere meglio. Ma allora, a vivere meglio nel limite in cui riesce a dare conforto. Nel senso che tante persone mi hanno detto, quando ho detto ho pubblicato un libro di poesie, tu vedo, no, io la poesia proprio no, mi dispiace. Ma secondo me è più una questione di sensibilità, nel senso che c'è persone a cui arriva la poesia e quindi riescono a trarre conforto. Per esempio io sono stata molto legata al canzoniere di Francesco Petrarca, però io ho attinto grande conforto dai suoi versi, che poi sono anche in qualche modo citati nel libretto che ho scritto. Stringendo un russo uovo, eccomi qui di nuovo a pensare al mio amato, che lontano se ne sta beato. Il mistero del mio amore e del suo persistente dolore ancora a risolvere non riesco. Esso si rinnova fresco non appena i begli occhi incontro. Subito, nell'interiorità, lo scontro si rinnova con violenza inaudita. Ahimè, la guerra non è finita, né mai finirà. L'amore eterno continuerà. Il suo animo, poi, artistico, non ha nulla di mistico. E io pensavo che il mio amore per un ottocentesco autore, per un sensibile pittore o al limite per un compositore, sarebbe scattato. Invece il dardo che è rimasto incastrato nel mio petto tormentato è stato da Cupido lanciato verso un giovane che rabbrividirebbe se sapesse delle mie poesie e dei miei segnali, e ancor più mi rifiuterebbe se di quanto poco normali si rendesse conto le mie fantasie siano. Così il mio animo tonto è legato per sempre a chi è lontano, non solo fisicamente, ma che persino dalla sua mente mi bandisce, come un bandito viene dalla sua città esiliato e diventa un mendicante innocuo ma sofferente. Un applauso.